Fantastico, il couscous di verdure, un piatto golosissimo! In una ciotola abbiamo messo il couscous. Noi usiamo 300 g di couscous precotto. Il brodo vegetale è pronto. Lo filtriamo. Ci serviranno 350 ml. In alternativa potete usare l'acqua calda salata. Mettiamo un po' di curcuma se piace e mescoliamo. Versiamo il brodo bollente nel couscous. Un cucchiaio di olio extravergine. Copriamo con la pellicola trasparente e lasciamo riposare per 5 minuti. Questo è il procedimento per idratare il nostro couscous, ma consigliamo di controllare le istruzioni sulla confezione del vostro. Con una forchetta lo sgraniamo. Prepariamo le verdure, le abbiamo lavate, le tagliamo a cubetti. La zucchina, una melanzana media. I peperoni ne usiamo mezzo giallo e mezzo rosso, ma voi ne potete usare anche uno dello stesso colore. Noi preferiamo dare più colori al piatto. Peliamo una carota e la tagliamo a cubetti. 7 pomodorini ciliegini, li tagliamo in quattro. La cipolla. In una padella versiamo l'olio extravergine. Accendiamo, mettiamo la cipolla e subito la carota. Facciamo soffriggere qualche minuto. Adesso uniamo la melanzana, la zucchina, i peperoni, sale, pepe se vi piace, mescoliamo, copriamo e facciamo cuocere. Ogni tanto mescoliamo. Le verdure devono essere cotte ma croccanti. Sono pronte? Spegniamo. Trasferiamo il couscous in una ciotola. Uniamo le verdure saltate in padella, i pomodorini, le olive taggiasche, 20 grammi. E mescoliamo. Completiamo con il basilico. Ah, che meraviglia! Ed è Ed è pronto! pronto! E adesso la prova assaggio! Guardate, un piatto coloratissimo e Sì, invitante. super invitante. Ottimo, saporito! Proprio buono. Io vado pazzo per il couscous. Poi questo è ottimo, si può mangiare caldo oppure freddo. Che comodissimo. Poi è super colorato ed è bellissimo. Io abbiamo messo un sacco di cose dentro. Lo dovete provare questo. Sì, da provare, sì. Ciao da Dove al Sud! Ciao da Daniele e Daniela.